Proprio perché siamo molto preoccupati, sia per la guerra e gli orrori che la guerra sta determinando. E quindi per questo pensiamo che bisogna con forza battere tutte le strade che portino a fermare questa guerra e a non a cancellare possibilmente la guerra come strumento di regolazione dei rapporti tra gli stati e tra le persone, perché questa è la regressione pericolosissima che noi rischiamo di vivere in Europa. E siamo anche preoccupati perché già ci sono conseguenze sul piano economico e sociale, ci sono già imprese che ci dicono che nel giro di qualche settimana potrebbero cessare le attività perché il costo per produrre è più alto della possibilità dell'impresa per reggere. E come noto questo significa che quei lavoratori lì corrono il rischio, se va bene, di andare in cassa integrazione, se va male di perdere il lavoro. E contemporaneamente, come ho detto prima, stiamo vedendo quello che questo sta determinando sul piano dei costi di vita e tutto il resto. E per questa ragione noi pensiamo che c'è bisogno di agire per affrontare questa situazione di emergenza in Italia e in Europa, le due cose vanno portate avanti assieme, e dall'altra parte, se pensiamo alle questioni energetiche, ce la vogliamo dire in italiano com'è? Noi siamo dipendenti del gas russo perché negli ultimi 10 anni le scelte di politica di investimento sulle energie rinnovabili per non essere dipendenti dal gas russo non le abbiamo fatte. E quindi da un certo punto di vista oggi, e ci sono le associazioni delle imprese che ce lo dicono, ci sono le condizioni per fare quelle scelte che nel giro di pochi anni possono permettere al Paese di avere una indipendenza, visto che noi di materie prime non ne avremo mai a sufficienza fossili per poter essere autonomi. In più le energie fossili, come sappiamo, vanno superate se vogliamo tutelare il nostro Paese. Allora oggi è il momento, ed è una delle cose che chiederemo anche al Governo, di discutere, di definire qual è il piano energetico italiano e europeo per affrontare sostanzialmente questo tema.